Cornea affollatissima per Florarte. Sì, soddisfatto. Una bella manifestazione, uscita diciamo alla perfezione. Non si è toppato in niente, abbiamo portato Florarte a un nuovo modo di presentare i fiori. Penso che le presenze delle persone lo confermino, che la manifestazione è riuscita. Altro, possiamo dire che siamo tutti quanti, tutta l'amministrazione soddisfatta. Tantissimi espositori, tutto il centro città. Tutto il centro città, abbiamo fatto le due parti, c'è la parte della rievocazione storica del torneo di maggio su Piazza Pinelli, c'è stato il pranzo del re e per tutte le vie c'è stata la manifestazione di Florarte, compresa la via del gusto dedicata alla Col di Reti, che è via Arduino, la via più storica di Quarnier. Con un grande impegno anche dei commercianti che hanno fatto anche sorprese. Un ringraziamento ai commercianti, specialmente quelli floreali, perché hanno aderito e partecipato in modo massiccio a questa manifestazione e più tutti gli altri che sono arrivati da fuori. Anche questo è un altro evento azzeccato come quello di domenica dell'Automoto Expo. Stiamo portando avanti delle iniziative che arriveremo fino alla fine di luglio. Abbiamo poi il mese di giugno San Luigi, per la prossima settimana ancora il torneo. Se andiamo avanti così possiamo dire che Quarnier fa successo. Successo è garantito, Quarnier.